Ben ritrovati, seconda parte di questa nostra puntata di 7 in punto dedicata al reggae e soprattutto dedicate a Rasta Snob. Abbiamo appena finito di parlare con Andrea Manzo, attenzione perché adesso è la volta del nostro secondo ospite di questa mattina che andiamo a salutare, si tratta di Steve Giant. Ciao Steve, grazie di essere con noi. Grazie a te. Senti, lo diciamo il tuo nome vero? Steve Giant, l'abbiamo già detto. Ecco. Allora Steve, tu sei, come si diceva con Andrea, una figura, ma non solo storica, perché sei quello che ha vissuto in prima linea. Quante volte sei stato in Giamaica? 24. 24 volte. Mi manca la 25, purtroppo la pandemia mi ha bloccato, e 2019, e proprio nella pandemia... Avete realizzato. Ho chiamato il mio amico Andrea Manzo, Andrea dai, dammi una mano, mi aiuti a scrivere... E lui, che è veramente uno tosto... Mi ha detto anche che è andato a vedere Bob Marley lui, io sì. Non ci sono andato, e allora Andrea, va bene, il posto è tuo, allora raccontiamo assieme tutti questi 35 anni di musica reggae in Italia e nel mondo. Però 35 anni, 24-25 volte, tu sei stato in Giamaica, non ti è mai venuta la voglia, anche perché il clima è meraviglioso là. Sì, cioè, però... Non c'è l'umidità che c'è qua. È troppo caldo, guarda, troppo, devo dirti, poi mi manca, sai, quando in Italia tanti amici, poi sai, fare il reggae in Italia e non è la musica principale, ti dà ancora maggiori soddisfazioni. Però in Giamaica, bene o male, sono riuscito a togliermi delle belle soddisfazioni, cioè... Ho visto i festival i più grandi che ci sono, insomma, e proprio uno di questi, il Rototom Sunsplash, viene da un'idea del sottoscritto, perché nel 93 andai in Giamaica per la prima volta e ho visto l'originale Sunsplash, cioè quindi concerti che cominciavano alle 9 di sera, finivano alle 6-7 di mattina, quando appunto il sole fa splash, e vedevo gli artisti. E poi nel 1993, non c'era la musica reggae, no, diciamo, di Bob Marley, c'era questo ragamuffin, questa dancehall, sì, che io non sapevo neanche cosa fosse, cioè, vedevo questi artisti che non capivo, e io infatti andando in Giamaica ho capito che la vera musica era la dancehall, la ragamuffin, era la musica di strada, il ragamuffin vorrebbe dire la musica degli straccioni. E in Giamaica era la musica predominante, però Marley era sempre Marley, cioè vai in Giamaica e in aeroporto, welcome, one love, e quindi Bob Marley è sempre il riferimento per i giamaicani. No, ma Bob Marley è una figura di riferimento per la storia del Novecento. Quanti anni è che è morto? È morto nel 1981, è morto l'11 maggio, e noi poi italiani, sai, abbiamo anche questa, oltre che in Giamaica festeggiano le nascite, in Italia festeggiano le morti, quindi l'11 maggio è diventato un giorno da, diciamo, onorare, e quindi quando è morto Bob Marley poi il reggae si è sviluppato in una maniera incredibile, perché io appunto ho un fratello che suonava con i Pittura Fresca, con Scardi, e mi ha trasmesso tutte le sue passioni. Sono partito dai Beatles, dai Rolling Stone, e poi, sterzato sui Police, ho conosciuto questa musica in levare con i Pittura Fresca, le prove, e poi lui è andato a vedere Bob Marley a San Siro il 27 di giugno del 1980, e ci furono 100.000 persone. Gruppo Spalla, Pino Daniele, tanto per farci... scusa, cioè, beh, ma del resto vicino a una creatura dell'Olimpo, perché veramente Bob Marley si può veramente reputarlo un dio, ecco. Sì. Non crediamo di dare fastidio a nessuno dicendo così, vicino a un altro grande, e tutti e due hanno avuto questo percorso di vita così, che si è interrotto troppo presto. Troppo presto. Ma forse anche questo ha contribuito a fare diventare... il mito, certo. Comunque, detta dal sottoscritto, che non è nessuno, Babylon by Bus, se si dice così giustamente, sì, cioè, secondo noi resta una delle pietre miliari, ma veramente, cioè i dischi da portarsi nella famosa isoletta, con la fine del mondo da scappare, perché veramente, cioè lì hai proprio un concentrato, adesso per carità, gli amanti diranno, non c'è solo quello, ma per coloro che non sono reggae dipendenti come voi, insomma, quello resta veramente una testimonianza unica. Scusaci, c'è scappata questa voglia, perché ci stai raccontando anche degli anni, insomma, molto importanti. Senti,
Steve, la cosa che non abbiamo chiesto ad Andrea, che chiediamo invece adesso a te, beh, innanzitutto specifichiamo che c'è l'introduzione di Alborosi. Alborosi, che è un amico, perché io appunto in uno di questi viaggi nel 95, lui era il cantante dei Reggae National Tickets, sì, che era una band che faceva reggae da Milano, da Bergamo, perché lui è nato in Sicilia, però si era trasferito in età, era in Lombardia, era a Bergamo, e lui fece questo reggae molto, lo dicevano quasi da fighetto, perché sì, sai, a Milano fa reggae, e invece ha cominciato a suonare, e nel 95 io organizzai il secondo viaggio c'era tutta questa gente da Bergamo, e c'era anche Alberto D'Ascola, che venne a vedere in uno dei miei viaggi organizzati un po' alla L'Alpi Tour Stramba. Però noi andavamo lì e sì, andavamo nei posti belli e brutti, poi però andavamo a vedere i concerti, che invece gli italiani stavano lì, davano in acqua, in spiaggia, facevano altre cose, ma concerti zero. Invece noi eravamo matti reggae, e quindi andavamo a vedere questi nuovi artisti. Alberto venne nel 1995 e poi tornò in Italia e ebbe un discreto successo, ma la cosa che poi è stata clamorosa è che lui a un certo punto ha detto: mollo tutto, perché in Italia il reggae c'è o non c'è, e lui si trasferì in Giamaica e andò in Giamaica a studiare soprattutto produzione. Lui andò a Port Antonio, in un posto splendido, vicino c'erano le spiagge di Laguna Blé, tanto per fare un nome, cioè cose, ed era lui in collina a studiare i mixer. Lui era veramente un grande, è stato ed è un genio, e lui per 7 anni non fece nulla, poi a un certo punto arrivò sta notizia: guarda che Alberto adesso si fa chiamare Alborosi. Alborosi ha fatto questo primo disco, era Kingston Town, un pezzo che era un mito, ha fatto un successone incredibile, e da lì è nata questa... E infatti adesso Alborosi è... Ormai il reggae si definisce prima o dopo Bob Marley, prima o dopo Alborosi. Addirittura, sì, in effetti Alborosi è un personaggio di riferimento, insomma, cioè te lo dice una persona che non ha seguito il reggae così, ma Alborosi, certo, è un nome. Invece la curiosità, ne parlavamo prima di andare in onda con Steve, chi è questo signore di cui si leggono alcune righe dedicate a te, Steve? Steve Giant, sei una persona davvero speciale, sei un vero fratello e la tua passione per la vera autentica musica reggae è un'ispirazione per tutti noi. Sir David Rodigan, addirittura hai l'encomio da parte di un sir. Sì, è un sir, ed è, ecco, il mio collega Andrea vede i musicisti, io non sono un musicista, io sono un DJ, certo, perché ho avuto delle brutte esperienze con gli strumenti. Io mi ricordo quando andavo a scuola, sto flauto, ma ci hai provato, dai, non riuscivo sto do a farlo, e quindi io i musicisti ho detto non suono la batteria, poi dovevi provare il flauto traverso, ma diciamo che è meglio di no, e ho cominciato invece a fare DJ, e quindi mi piaceva fare appunto selection, fare cassettine mixate, neanche tanto, ma erano tutte varie selezioni musicali. E quindi per me, che sono DJ, Sir David Rodigan è un uomo, un 65enne, 70enne, inglese, che se lo vedi sembra un banchiere quasi, che però fa, cioè lui intanto suonava per la BBC, cioè quindi ha un programma incredibile, e oltre che intervistare da Bob Marley a tutti i più grandi artisti giamaicani e non, faceva questi famigerati clash, cioè questi scontri a livello musicale con i giamaicani, e David Rodigan batteva i giamaicani a casa loro, quindi lui è diventato un mito per me, portarlo in Italia tante volte e nelle serate che organizzavo. Poi lui non fumava, lui voleva soltanto il cappuccino, voleva la pizza margherita, cioè il crudino, e poi andava a letto, poi si svegliava a mezzanotte, David Roddy diventava un'altra persona, era un mostro. Cioè, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Incredibile, poi con i suoi famigerati di dischi da plate, lui è veramente una... cioè andava avanti 4 ore continue, cioè una cosa... Adesso ha fatto un'orchestra, si esibisce adesso in versione orchestra, dove i giamaicani, gli artisti, vengono ospiti della David Rodigan Outlook Orchestra,
e fa delle serate incredibili in Inghilterra. Non essendo più un ragazzino, ancora più da stupire. Scusaci la domanda, è anche bianco? È bianco, beh certo, naturalmente. Cioè, quindi incredibile, è un personaggio con gli occhiali e insomma mi ha scritto quelle cose, io veramente... ho i brividi ancora quando leggo, ma me li ha scritti lui, mi ha scritto David sta roba, quindi insomma, tanta roba. Ecco. Tanta roba, non per scherzo, insomma. Steve, allora, chi ti parla, come abbiamo già sottolineato, non è un amante del reggae, però quando mi avete proposto di venire a presentare un libro sul reggae, cioè, no, perché cioè, ha lasciato un'impronta, non è che il reggae sia stato il fenomeno, no. E quindi, insomma... ti potrei fare la domanda banale, perché leggere questo libro? Se vuoi risponde sottoscritto, perché vale la pena anche di conoscere la storia attraverso 35 anni. Sì, cioè, eh, ma siete sì. stati bravi a 35 anni, raccogli in un volumento che, tra l'altro, vabbè, un'osservazione se volete superflua, è scritto anche ed è stampato in maniera bene. Che si legge bene, non ci sono i classici caratteri. No, insomma, alle volte sembra una sciocchezza, Andrea spiegava dove è possibile reperirlo, no? Per cui è anche abbastanza facile. Questa officina di Hank che vi ha prodotto, cioè spiegato la storia, ha un po' fatto, come dire, un'eccezione alla regola, no? Sono tutte eccezioni, questo libro è un'eccezione, infatti io continuo a fare le riviste appunto dal 1988, siamo arrivati alla 226 e il libro è stato fatto perché insomma tanti libri non sono usciti sul reggae, sì. Però esperienze personali, ma soprattutto poi insieme ai giamaicani, cioè nella veste di collaboratore, DJ, organizzatore, semplice fans, con aneddoti, anche come questa passione è diventata un fuoco, cioè veramente una cosa incredibile, come appunto diceva anche Andrea, che per un musicista ti entra dentro, io l'ho vissuta proprio come ascoltatore, che mi ha, cioè il reggae sound che mi ha preso tantissimo. E poi andando in Giamaica ho conosciuto, poi se ti devo dire che in Giamaica non ci andrei perché fa troppo caldo, cosa andrei a fare in Giamaica? Io ho le mie cose in Italia, certo. Però ogni volta quando vado e torno dopo mi viene la tristezza e comunque c'è un rapporto con i musicisti, con i giornalisti, con gli scrittori, con i camerieri. Certo. Cioè, che poi non è neanche un viaggio da poco, quante ore sono? 9 ore, dicevo, anche lì. Potevo fare anche un libro su tutte le compagnie aeree che ho fatto. Io sono partito con la Lauda Air nel 93. Ah, scherzi! Il viaggio di nozze, sono andato con la Lauda Air. Mamma mia, sì. E sono finito nel 2019 con l'Air Canada, perché in America, sai, avevo paura, venivano questi passaporti, tutti questi timbri in Giamaica. Sì. Cosa va a fare questa qua in Giamaica? Io vado per lavoro, vado... Infatti sono nel backstage a fare interviste, vado a fare i jingle e quindi sono andato in Canada e l'aereo si è anche rotto alla partenza, vabbè, questi sono aneddoti che troverete nel libro, sono tutti raccontati, sono bello. Scherzosi e questo, quello che posso dirti è che sono ancora qua, quindi va tutto bene. Cioè... No, meno male che siete qua, sia tu che Andrea. No, sai, è molto bello perché al giorno d'oggi si usa questa espressione un po' abusata a 360 gradi, ma la tua esperienza di DJ e di persona che è stata più di una volta in Giamaica, l'esperienza di Andrea come giornalista e anche come musicista che da qualche annetto suona, è molto bella perché sono le diverse sensibilità che poi si concentrano in un unico libro. Non stiamo facendo una vendita promozionale, no, stiamo raccontando quello che abbiamo potuto percepire di questo libro. Senti Steve, purtroppo il tempo sta finendo. Purtroppo no, però il tempo continua leggendo, perché scusami, al giorno d'oggi, invece, scusami, di rimbambirci tante volte con quegli strumenti che sono diventate delle appendici dei nostri arti superiori, per carità, utilissimi, però magari la carta, che ritrovare bello. Il piacere della carta. Il sapore della carta. Il sapore. Sì, è vero, alle volte anche un odore che magari può non piacere a tutti. Ma... Comunque, allora, Rasta Snob, e ricordate il sito, l'ha segnalato anche prima Andrea, www.rastasnob.it. Semplicissimo. Sì. Ecco, lì potete trovare tutte le informazioni, anche a proposito di questi incontri di cui parlava Andrea, no? Incontri e incontri e scontri, tutto quello che vuoi. È giusto che sia anche così. Rasta Snob, Steve Giant e Andrea Manzo per l'officina di Hank. Grazie Steve di essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
Rispetto. Grazie ai nostri simpaticissimi ospiti, a voi che ci avete seguito. Si chiude qui 7 in punto, vi ridà appuntamento ai prossimi giorni per ulteriori approfondimenti. Buona giornata e arrivederci.